La memoria che si fa concreta e che diventa testimonianza e luogo in cui una comunità si ritrova. Questo è il senso della cerimonia che si è svolta a Meleto per l'inaugurazione del rinnovato monumento ai caduti della Prima e della Seconda Guerra Mondiale. Una comunità, quella di Meleto e di tutto il comune di Cavriglia, che si è stretta ricordando quanto successo nel 1944, quando le truppe nazifasciste trucidarono 192 vittime innocenti. E quest'anno siamo ancora nell'80° anniversario degli eccidi nazifascisti, noi avevamo programmato tutta una serie di iniziative, tra le quali questa. Una appunto invece primaverile era il simposio di scultura monumentale, la quarta edizione. Proprio in questo luogo abbiamo collocato, a testimonianza della volontà di fare un luogo trasversale che sia appunto fruibile da tutta la comunità di Meleto, tre delle opere d'arte prodotte realizzate durante quell'iniziativa internazionale molto importante. Quindi rendiamo a Meleto Valdarno il luogo centrale in cui c'è la possibilità di incontrarsi, confrontarsi e appunto riflettere su ciò che è accaduto, perché si eviti che risucceda in futuro. È intervenuto anche il senatore Dario Parrini. Durante la cerimonia, momenti di riflessione con il cantautore Giacomo Rossetti e le testimonianze lette da Stella Bacciarini. Senza un lavoro, senza una casa, senza un luogo per sentirci al sicuro. Tutti ricordino le pagine più tragiche del nostro passato perché certi eventi non si ripetano mai più. La democrazia non è una cosa che è conquistata mai una volta per sempre, bisogna lottare per la difesa dei valori democratici e fare memoria è uno dei modi di lottare contro ogni minaccia alla democrazia e soprattutto di rendere omaggio alla memoria di chi perì in questi atti di ferocia immane e anche di chi ha sofferto perdite gravissime nella propria vita, perdendo in questi eccidi genitori, figli. Io credo che l'amministrazione comunale di Cavriglia si confermi battistrada nell'opera di divulgazione del nostro passato e di difesa della memoria storica.